Ma secondo me il primo tempo è stato un primo tempo equilibrato, dove noi siamo partiti bene i primi minuti, poi ci siamo spaventati, abbiamo preso due ripartenze su due errori nostri, una palla persa sull'esterno che sembrava fuori, ci siamo mezzi fermati, una palla persa da, mi sembra, Maita in mezzo al campo, poi abbiamo trovato poche soluzioni perché loro erano bravi nella pressione, dovevamo cercare più gli attaccanti, cercarli nei piedi o negli spazi, e abbiamo fatto molta fatica a farlo, abbiamo provato a girare palla ma non trovavamo spazi. E loro invece gli attaccanti li hanno trovati, gli hanno permesso ogni tanto di salire e ogni tanto di guadagnare qualche palla inattiva o corner o punizioni. Secondo tempo, secondo me la squadra ha fatto bene, la squadra è cresciuta, probabilmente loro sono calati un pochino sotto l'aspetto fisico, poi quando siamo rimasti gli ultimi minuti in superiorità numerica abbiamo provato ad aprirli, ad aggirarli, però abbiamo fatto girare palla non troppo veloce, non siamo arrivati sugli esterni, dovevamo cercare di creare qualcosa con delle catene e non ce l'abbiamo fatta. Però secondo me, soprattutto secondo tempo, la squadra ha fatto una buona partita, c'è il dispiacere di non essere riusciti a vincere, perché questo è il nostro pensiero sempre prima delle partite, però va preso questo punto pensando che sono tutte partite difficili, sono tutte partite sporche, qui hanno fatto fatica in tanti, il Monopoli è una squadra molto organizzata che ha nelle sue qualità le ripartenze, stasera nel secondo tempo non ne abbiamo subite e dobbiamo continuare a lavorare, prepararci per rigiocare, perché si gioca sempre, e quindi tenere la testa alta, avere fiducia, entusiasmo e non pensare di aver già risolto il caso a 13-14 giornate dalla fine del campionato. Quando trovi squadre che sono organizzate nella pressione, che ti danno poco tempo di pensiero, e a volte devi saltare un reparto. Noi abitualmente non lo facciamo, cerchiamo di arrivare sugli attaccanti con i centrocampisti, la loro pressione ci ha fatto trovare delle difficoltà a trovare centrocampisti, quindi dovevamo essere più veloci nell'arrivare davanti, nel cercare di mettere in condizione gli attaccanti di ricevere una palla più o meno pulita per farci salire, per poi cercare di accompagnarli. Non ha inciso perché probabilmente non è entrato come avrebbe dovuto entrare, lui probabilmente si aspettava di giocare dall'inizio, io ho la libertà di scegliere chi fa giocare dall'inizio, se ho bisogno di lui l'ultimo quarto d'ora mi deve dare tutto quello che ha l'ultimo quarto d'ora, questo mi sembra molto molto chiaro. Non è vero che la squadra non ci ha creduto, è stato il mio pensiero di provare ad aprirli perché in inferiorità numerica dentro non sfondavi, si erano messi 4-4-1, potevo fare una scelta di mettermi 4-4-2 e tenere due punte centrali, ho provato a tenere un centrocampo a 3 e cercare di pensare di lavorare e creare superiorità numerica sugli esterni con delle catene che sono il terzino, la mezzala e la punta esterna. Non l'abbiamo fatto bene, ma non era facile perché mancava un quarto d'ora, c'è la voglia di andare a far male e anche bisogna avere l'attenzione di non prendere ripartenze, perché se poi basta una palla inattiva, una ripartenza per farti male. La squadra è stata ordinata, questo secondo me l'ha fatto bene, è chiaro che poteva fare un forcing diverso, c'è tanti modi per arrivare verso la porta degli avversari, noi non siamo abituati ad arrivarci con delle pallonate dai difensori, poteva essere anche quella un'idea, abbiamo scelto un'altra. Sono d'accordo che sono state create su due situazioni di palla persa noi, dove abbiamo subito dei contropiedi, delle ripartenze, una avevamo fuori terzino centrale perché la palla era sulla linea dentro fuori non lo so, e l'altra una palla persa su un inserimento da mezzala, sì, però abbiamo fatto un inserimento buono anche noi con Mallamo, abbiamo avuto un'occasione anche noi su palla inattiva, perché poi pure le palle inattive sono situazioni dove puoi sbloccare il risultato e a volte gli episodi condizionano il risultato finale, però la partita secondo me nel primo tempo è stata equilibrata, nel secondo tempo secondo me il Bari è cresciuto e ha avuto più possesso e più pericolosità rispetto al Monopoli. Sai, le partite uno dalla panchina cerca di leggerle, nel primo tempo Antenucci ha avuto poco spazio per giocare, non ha nelle sue caratteristiche, è un giocatore completo, un attaccante completo, però magari le palle sporche fa più fatica a giocarle, io pensavo di mettere un pochino più di fisicità, secondo me Mirko era anche stanco, la settimana scorsa ha giocato 3 partite, io non posso permettermi di perderlo, ho fatto una valutazione di questo genere, so benissimo che
che Antenucci è un giocatore importante, credo di averlo dimostrato sempre nelle mie scelte, però so altrettanto che dire è uno che quando entra a volte spacca le partite, fa male, c'era come ne avevamo parlato tra il primo e il secondo tempo, ad alzare un pochino la palla, da saltare il centrocampo, e credevo che Khedira fosse più adatto. Ma sai, il punto di oggi è un punto che va tenuto stretto, perché non è mai semplice, non è mai scontato. Io capisco tutto, capisco come si ragiona in generale, ma non è scontato che sia sempre facile vincere le partite. Ci sono gli avversari, il Monopoli in casa aveva subito solo 4 gol, aveva fatto dannare, come hai detto te, tanti, quindi secondo me il Bari è venuto qua, ha fatto una partita da squadra forte, dove il primo tempo qualcosa ha rischiato, il secondo tempo la squadra è cresciuta, le partite durano 95 minuti e si possono sbloccare anche alla fine. La partita con la Turris è una partita particolare, perché la Turris è una squadra che gioca in maniera molto aggressiva, uomo su uomo, a volte ti concede degli spazi che devi essere bravo a sfruttarli, a volte non te li concede, perché quando lavorano in pressione in maniera corale te li possono anche togliere gli spazi. C'è poco tempo per prepararla, questo è il dispiacere più grosso, perché se tu riesci a prepararle bene le partite probabilmente hai dei vantaggi, però è così anche per loro, e andiamo a giocarci questa partita.